Fonticino, dalla foresta blaugrana. Svizzera, dalla foresta blaugrana, Sergio Leonetti, la Pegna, Pegna del Ticino. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Sergio. Allora, il leone è tornato. È fantastico, è stato a Londra, si è divertito, ha fatto le foto con la statua di cera di Messi. E inoltre sarà andato a fare la foto al semaforo a Abbey Road. Sì, vabbè, non so con tutti come te, Alberto, fan dei Beatles. Allora, partiamo da Sergio, che se lo sentiamo con questa voce rauca, sembra un radiocronista degli anni 30. Sembra un leone. Sergio, ti ha divertito il Barça stasera? Sei più contento per il bel gioco, i tanti gol? A te ti serviva solamente il risultato per andare alle semifinali dove il Madrid non è arrivato? Allora, a me mi ha divertito soprattutto per la grande vittoria 5-2 contro la Real Sociedad. Non so quando è stata l'ultima volta, vincendo anche sul loro campo settimana scorsa. Hanno giocato bene, un pochino di deconcentrazione quando sono passati due volte nel doppio vantaggio che ha preso quei due gol, ma ho visto un grande Denis Suarez che ha incominciato a segnare, è incominciato a essere una pedina importante per il centrocampo, soprattutto oggi che con l'assenza di Busquets e con l'assenza di Iniesta era fondamentale essere forti a metà campo. E dopo, Leo Messi, non si può parlare, bisognerebbe fare una trasmissione per lui e basta, perché anche oggi come assist man è stato perfetto. Come assist man è stato veramente perfetto. Maxi, sì. Qua c'è una il mondo deportivo, sì. C'è una inchiesta, sì. e su quale rivale preferiscono quelli del Barça, e allora con il 10% sì. L'Atletico Madrid, 0% il Celta de Vigo e il 90% il Deportivo Alavés. Vabbè, che dobbiamo fare? Anche io vorrei il Deportivo Alavés. Però ne parliamo dopo, non lasciamo la partita di questa sera. Alessandro, c'è stato qualcosa di importante? Io personalmente metterei l'accento sulla condizione fisica di tutti i giocatori del Barça, ma c'è stato qualcosa in più questa sera che dobbiamo annotare da parte anche tatticamente o tecnicamente da parte dei nostri giocatori? Sì, sono d'accordo sulla condizione fisica e aggiungo che, come abbiamo detto tante volte su questi canali, le squadre di Luis Enrique, che fossero la Roma, che fosse il Barça B, che fosse il Celta de Vigo, che fosse il Barça dei primi due anni, dà il massimo di sé, il meglio di sé nella seconda parte della stagione, l'abbiamo visto in questi anni, e questo già deve essere di buon auspicio se guardiamo il contenuto storico delle squadre di Luis Enrique. Questa sera in più troviamo un altro atto di continuità del buon gioco e di buoni risultati rispetto a quello che abbiamo visto fino a poche settimane fa o alla prima partita dell'anno contro il Villarreal. Vediamo che arrivano i gol, arrivano i risultati. Abbiamo subito due gol, è vero, ma sono stati due errori purtroppo individuali entrambi di Umtiti. Uno è stato più del portiere che non è uscito, cioè che stava nella poteva uscire, no, perché stava terra di mezzo, forse se usciva. Se usciva però Alessandro dice il problema di Umtiti perché non è salito bene con il resto dei difensori. Vabbè, ma quello può succedere, ma lì deve stare il portiere. Dici. Perché Umtiti ha forzato un passaggio verso il centro del campo, consegnando al giocatore che ha consentito di avere campo libero o palla scoperta, tecnicamente all'attaccante, che ha superato in velocità Mascherano e aveva tutto lo spazio per segnare. E nel secondo gol invece
doveva stringere la marcatura sul, sull'attaccante, in realtà si è posizionato, diciamo, a zona, vado io, vado, vai tu, in realtà non c'è andato nessuno, e con un grande colpo di testa c'è stato il secondo gol. Ma all'infuori di questo voglio dire che è un Barça straordinario, un Leo Messi davvero sempre migliore. I gol possono essere meno delle altre stagioni, non importa, e non è questione che faccia o meno assist, ma Leo è sempre nel posto giusto, nel momento giusto, in qualsiasi fase della partita, sa dove spostarsi, sa dove andare, sa quando deve allargare, sa quando deve stringere, sa quando può stare alle spalle dei giocatori, ha una condizione fisica straordinaria, e sta portando avanti questo Barça che, insomma, si è oggi, secondo me, ha avuto sul campo una delle migliori prestazioni della stagione. Sì, molto, molto condivisibile. E poi ci hai, ecco, spiegato anche questa cosa sui gol. Invece chiedo a Francesco Bonacura, ti aspettavi un primo tempo molto bloccato tatticamente, oppure pensavi che noi andavamo all'arma bianca in attacco cercando di chiudere la situazione? Forse Eusebio l'aveva pensata così, giocando, magari pensava che noi andavamo all'arma bianca in attacco e poteva farci gol in contropiede. Beh, sì, perché comunque fondamentalmente mi è sembrato di vedere il 3-0 della scorsa stagione per lunghi tratti del primo tempo. Infatti con noi, non dico proprio all'arma bianca, ma comunque che spingevamo in attacco, e Eusebio che tentava di, grazie alle sue doppie linee difensive, quella sorta di 4-4-2 che è solito mettere, di cercare di bloccare le fonti di gioco e provare a ripartire. Quindi merito a Lucio che in questa occasione ha posto un attacco comunque propositivo, perché noi giochiamo per essere propositivi in attacco, ma che al tempo stesso non abbia lasciato coperto la cintola in giù e non abbia concesso nulla in fase di ripartenza, perché la Real Sociedad comunque è pericolosa quando gli lasci campo aperto e può punire in qualsiasi momento, visto che è una squadra comunque non proprio, non sarà una grandissima, ma sicuramente a un livello medio più alto rispetto a quelle lì che navigano nei bassi fondi dell'attuale classifica di Liga. Quindi dico che bloccata sì tatticamente, ma ancora più bravi noi ad adeguarci in modo da saper soffrire, tra virgolette, il giusto, senza concedere nessun tipo di opportunità alla Real Sociedad. Sergio, ti è piaciuto Mascherano nella posizione di Busi? Sì, Mascherano ha giocato bene, è stato uno dei migliori in campo, secondo me, dal mio punto di vista. Peccato che è uscito infortunato. Ho letto prima anche su Mondo Deportivo che praticamente gli hanno dovuto mettere il ghiaccio sul ginocchio. Sì. Speriamo che non sia niente di grave. No, infatti questo, noi questo lo speriamo. E abbiamo visto subito quando si è girato, si è preso la gamba. Si è toccato la coscia sinistra, sì, se non mi sbaglio. E, Alessandro, possiamo dire che sta sbocciando Denis Suarez, o è ancora troppo prematuro per dire che ci avevamo visto lungo e questo è un campioncino vero? Tempo al tempo. Possiamo dire che siamo di fronte a un giocatore strepitoso, giovanissimo, che ha immagazzinato, grazie anche all'esperienza avuta nel Barça B, tutti, diciamo, i metodi di gioco del Barça. È un giocatore che cresce a vista d'occhio, che sta meritando lo spazio che Luis Enrique gli sta affidando in questo periodo, e sta sfruttando ogni singola opportunità alla grandissima. È un giocatore che ha llegada, arriva spesso in area, l'abbiamo visto in questi ultimi tre giorni che è andato a segno tre volte. È un giocatore che ha un ottimo dribbling, è un giocatore che si muove perfettamente nello spazio,
ho visto una connessione al di là degli assist di Leo, proprio nel gioco interno del Barça, eccezionale, eccellente. Un giocatore diverso da quelli che abbiamo avuto in questi anni nella stessa posizione, che sostituivano forse la più grande leggenda del barcellonismo, cioè Xavi. Penso che le caratteristiche siano esattamente quelle del primo Xavi. Non sto dicendo che il livello sia certo quello di Xavi, ma sto dicendo che come caratteristiche, che sono diverse da quelle di Iniesta, che sono diverse da quelle di qualsiasi altro giocatore, Rakitic, che giocano in quella posizione lì, da sei per intenderci, sono le più simili a quelle che storicamente ha avuto Xavi Hernandez nel copione del Barça. Se scoppierà o meno dipenderà solo e semplicemente da lui. Luis Enrique stravede per lui, il barcellonismo già è affezionato al suo modo di giocare. Penso che insomma, la strada sia piuttosto spianata affinché possa crescere e possa davvero sviluppare la sua lunga carriera tra le file blaugrana. Sentite, ma quanto cambia domani mattina, rientro negli spogliatoi, insomma, alla Città Deportiva, e sapere che comunque questi i giocatori sanno che si lotta su tre fronti e l'acerrima nemica che fino a una settimana fa ci derideva e questi giocatori deridevano i nostri giocatori, comunque fuori da una competizione. Partiamo da Francesco: quanto psicologicamente ci fa bene oltre che all'ambiente, perché noi siamo completamente su di giri, ma da ieri sera, dalla sconfitta, dall'uscita del Madrid, ma per loro, secondo te, Francesco, quanto conta questa cosa? Beh, conta, perché comunque il Real, ma non lo dico solo alla luce della sconfitta con Siviglia, che ha iniziato di fatto a far scricchiolare le loro certezze. Comunque da un po' che palesava degli evidenti limiti ed era in palese difficoltà, con partite risolte solo grazie ai colpi dei singoli oppure all'ultimo momento con episodi fortunosi. Cito anche il classico tra queste partite. Indubbiamente al Madrid ha fatto malissimo la botta psicologica, perché si vede che non riesce più a giocare. Comunque ha perso due partite nel giro di pressoché di una settimana. Sì. E quella lì col Malaga l'ha vinto proprio per un episodio molto dubbio che noi tutti conosciamo. Questo, diciamo, che non giova a quelle che una volta erano le loro certezze, che si stanno ritorcendo contro e trasformando in insicurezze. Mm-hmm. Altro non può fare che far bene a noi, perché se un acerrimo rivale, nonché eterno nemico, traballa, uno prende fiducia, a maggior ragione quando si mostra poi anche in una forma così smagliante, e fa arrivare dei risultati che sono positivi e soprattutto convincendo. Quindi può farci benissimo in questo rush finale, e magari, chi lo sa, il Madrid parte favorito, come partiva favorito due stagioni fa. Poi il resto è storia, Max. Certo. Sergio, invece, quanto insomma, chi ritieni che sia più galvanizzato da questa striscia di risultati, l'ambiente o anche la squadra? Allora, penso sia l'ambiente sia la squadra. Il contrario invece a Madrid, dove dopo 40 vittorie si è cominciato a traballare, subito polemiche, subito hanno attaccato i loro giocatori come Cristiano e Benzema, ma questo è il loro problema e va benissimo. Noi nella storia, Max, siamo sempre stati un pochino abbiamo sempre subito un pochino il vittimismo della società. Invece loro sono sempre stati molto esigenti, no? Certo. Hanno vinto, erano queste 11 Champions, perché alla fine della stagione magari
non vincono, vincono il campionato, noi facciamo il doblete con le due coppe, ma noi ne abbiamo 11, sono capace solamente di